anche questa casa che è stata fatta nel 1861, che abbiamo anche un coppo con scritto sopra, perché facevano anche i coppi a mano, quelle tegole rosse, rosse così, fatte a mano. E poi la usavano per fare i muri, per il fiume, perché una volta si proteggevano da soli. Dovevano farci i muri perché il fiume era molto alto e rischiavano che veniva l'acqua in casa. Più In questa o meno zona quando. c'erano diversi mulini. Sì, tre in fila, acqua. C'è il mulino del Rosso, il mulino di Tarello e il mulino di Macagna lo chiamavano. E qui siamo al mulino Tarello. Questo è il mulino di Tarello, Ma prima era non era lassù. qui. Questo è il secondo mulino, perché prima era lassù Da vicino dove a casa c'era quella nostra. briglia? C'era il mulino di una volta, ma essendo che la montagna avanzava, ha ritenuto che era in pericolo negli anni. E infatti la montagna l'ha fatto È andata vicino cadere. a casa. In previsione che questa avvenisse, hanno deciso di venire a fare questo, 12 pertiche dal primo mulino. C'è scritto in un documento che il sindaco Rocchetta, che è appassionato di mulini acqua, così, mulini, ha scritto un libro insieme a un'altra persona che parla proprio dei mulini. E noi abbiamo visitato anche il mulino poche centinaia di metri più a valle. È il mulino del Rosso, un piccolo scrigno da conoscere per la sua unicità, visto che è davvero raro trovare un mulino che tutt'oggi macini a pietra, tra l'altro i grani antichi coltivati nel suo campo. Ma prima di farci raccontare il funzionamento, chiediamo a Stefano informazioni sulla calcina che abbiamo trovato a monte. La calcina è la fornace che si cuoceva i sassi per fare la calce. La scaia, in dialetto si chiama scaia, che prendevano i sassi e le cuocevano qua. Se no c'è anche quella del fiume, c'è vari sassi che le cuociono e fai la calce. Però è calce nera, invece quella chiara viene dalle cave. Sì, dopo le rompono, le spaccano, le buttano nella fornace e le cuociono. Carbone, vari strati, carbone e sassi e si cuociono. E noi ne abbiamo incontrata una 200 metri da qui Sì, circa, ma di che sì. periodo sarà? Oh, quella lì, secondo me, dei primi 800. Secondo me dei primi 800. Questo qui è nato nel 1870, qui dove siamo adesso. Prima era 200 metri più a monte, che il mio bisnonno Leopoldo l'ha portato qua perché c'era venuta una frana e l'aveva distrutto e l'ha portato il mulino 200 metri più a valle. Adesso lei è l'unico ad avere un mulino attualmente in uso Sì, di 18 mulini del territorio di di Castiglione, del comune di Castiglione di Pepoli. Castiglione. Che cosa macina lì? Macino grano, farro, mais, grano di mia produzione, grani antichi, farro del mio. Lei fa vendita diretta? Sì, vendita diretta. Macchinari va con la turbina, sia acqua che elettrico. Quando c'è l'acqua vado acqua, però l'acqua è sempre meno. D'estate specialmente c'è un motore elettrico che le fa funzionare tutte e due con un albero di trasmissione. E che quantitativi riesce a macinare? Di grano si fa 60 kg all'ora. Quella lì è una pila da riso, uno sbramino da riso, che io l'ho modificato per pulire il farro, perché il farro, quando si trebbia, rimane vestito e ci vuole una macchina che lo sbuccia come riso, tipo riso, ecco. Io l'ho modificata e sbuccio il farro. Questa qui è la turbina che funziona con l'acqua, poi c'è le cinghie che dà all'albero di trasmissione, poi qui c'è stacca perché sono coppie angolari della riva Calzoni di Bologna a bagno d'olio, che sgancia il differenziale e aggancia la coppia conica, fa tipo frizione e parte la macina. Io metto sul grano nella tramoggia che va messo su, poi faccio partire la macina, la regolo con questa che si alza e si abbassa. Questa qui è la leva che si abbassa e si alza la macina per fare la farina più fine o più grossa, più ruvida, diciamo. Dopo va qui dentro il cassone, qui è il cassone della farina.
farina cade lì, se viene integrale. Se no, io ho fatto questa modifica con questo cassoncino piccolino, una coclea, che me la porta a setaccio, che è questo. Questo qui è il burattino. Qui c'è delle reti, esce la bianca, il tritello e la crusca in fondo. E quello là? Quella è la macina da castagne, quindi fa solo castagne. Questa qui è la pulitrice del grano, che il grano quando si è trebbiato passa qua, toglie tutte le impurità e poi viene macinato. E lei ha i campi qui? Sì, sì. Quanti ettari? Ce n'ho 18 ettari. E mi diceva che coltiva quali varietà? E delle sulina, gente rosso, farro monococco, un po' di segala e favino, che faccio le rotazioni perché abbiamo un'azienda bio e facciamo le rotazioni col favino per azotare il terreno. E adesso c'è anche suo figlio ad aiutarla? Sì, ha il mio braccio destro, sennò faccio poco. E lei è nato qui? Io sono nato qui, sono nato sotto due macini, in mezzo a due macini. E allora adesso tu aiuti tuo papà, tu sei nato qui? Io sì, sono nato qui e aiuto mio padre in tutte le faccende che riguardano il mulino, l'azienda agricola e oltre a questo studio all'Università di Bologna. Che cosa studi? Ingegneria dell'energia elettrica.